Sono Lorenzo De Luca, presidente dell'associazione FabLab Dolomiti. Il mio compito oggi sarà introdurvi agli argomenti e presentarvi i relatori di queste puntate sulla tecnologia. Sono qui con Piero Ferrarese, data scientist e sviluppatore software appassionato di tecnologia e digitale. Nella puntata di oggi si parlerà di intelligenza artificiale, IoT e veicoli a guida autonoma. L'intelligenza artificiale è una branca delle scienze informatiche che si occupa di studiare come un calcolatore, un computer, possa pensare in maniera autonoma senza l'aiuto dell'essere umano. Parlando di intelligenza artificiale si fa riferimento a una grande varietà di argomenti che trascendono anche dall'originale scopo che ha lo studio dell'intelligenza artificiale all'interno delle scienze informatiche. Vedremo come appunto un essere non umano, un computer, un calcolatore, possa essere in grado di pensare in maniera autonoma. L'intelligenza artificiale è una branca altamente interdisciplinare che ha origine dalla teoria dell'ottimizzazione matematica e la statistica, ma prende anche ispirazione da diversi altri campi, ad esempio le neuroscienze, oppure appunto ispirazioni di stampo biologico, e possiamo anche dire tranquillamente che insomma da quando si è originata ha anche ispirato altri settori, come ad esempio la letteratura, in cui per esempio possiamo citare Isaac Asimov, uno tra tutti, e anche il settore cinematografico. Quindi è una branca che appunto investe un poco tutta la realtà umana. Non da ultimo c'è anche il fatto che le teorie linguistiche, appunto lo studio di come una macchina possa interpretare il linguaggio, è un settore molto importante dell'intelligenza artificiale. Si parla poi di big data, chiaramente, che come vedremo sono alla base delle modalità di allenamento, di training dell'intelligenza artificiale. Una intelligenza artificiale si basa sul concetto di un agente che interagisce all'interno di un ambiente, per cui ha dei sensori ed è equipaggiato con dei sensori che gli permettono di percepire gli stimoli dall'ambiente, così come un essere umano percepisce tramite i cinque sensi ciò che è intorno a lui. Ed ha poi degli attuatori, ovvero delle strutture meccaniche, come possiamo paragonarle alle nostre braccia e gambe, che gli permettono di reagire agli stimoli ambientali con delle azioni. Questa, diciamo, possiamo dire che è la struttura base di un'intelligenza artificiale. Andando a citare Alan Turing, uno dei padri della moderna intelligenza artificiale, che ha creato un test che porta il suo nome per verificare se un calcolatore, un computer, possa essere definito effettivamente un'intelligenza artificiale completamente autonoma, sono richiesti quattro categorie, ovvero la prima è che la macchina sia in grado di capire il linguaggio naturale al fine di comunicare con l'uomo. La seconda è che sia in grado di rappresentare internamente la conoscenza in modo da poterla utilizzare. Terzo è che possa ragionare in maniera completamente automatica senza il supporto di un umano in base alle conoscenze acquisite. Quarto, che possa apprendere in maniera autonoma così da adattarsi a nuove situazioni emergenti. Come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale ha avuto soprattutto una grande espansione, è stato oggetto di studio negli ultimi 50 anni, possiamo dire, a partire dagli anni 50 del Novecento, però già precedentemente, nel 1600, nel 1700, forse anche addirittura durante il periodo dei filosofi greci, si parlava comunque già di macchine che potessero espletare alcuni compiti in maniera completamente automatica, senza il supporto umano. E queste sono un po' le basi, anche storiche, di quella che è l'intelligenza artificiale odierna. Ci sono diverse sottocategorie
che fanno parte dell'intelligenza artificiale. Potremmo parlare del machine learning, ovvero della teoria dell'apprendimento, come appunto avviene l'apprendimento. Oppure, se parliamo di applicazioni, abbiamo diverse branche, ad esempio la computer vision, che si occupa di studiare i segnali appunto visivi, ovvero come una macchina possa interpretare i segnali visivi. E si parla poi di natural language processing, ovvero come la macchina possa interpretare un corpo di testo e interpretare il linguaggio naturale e nelle diverse anche lingue, nelle diverse traduzioni. E poi c'è tutta la teoria dell'intelligenza artificiale, che si occupa dell'ottimizzazione, della pianificazione e della previsione, no? Che può essere utilizzata nei più diversi ambiti imprenditoriali. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale ormai si trovano ovunque. Possiamo pensare che una delle prime di cui anche l'uomo comune abbia conoscenza è il filtro per le mail spam, ovvero le mail indesiderate. Quel tipo di algoritmo è un tipo di algoritmo di intelligenza artificiale, di machine learning, che è in grado di apprendere continuamente quali sono le mail in arrivo che sembrano essere indesiderate. Lasciano delle tracce molto chiare e quindi si può discriminare in maniera relativamente facile attraverso l'acquisizione di dati, ovvero di milioni e milioni di mail, e conoscendo anche quali sono effettivamente indesiderati e quali non, si può appunto riconoscere così dividere le mail indesiderate da quelle effettivamente che vanno ricevute. Un'altra applicazione che viene oggi utilizzata in molti settori è il riconoscimento di oggetti, oppure il riconoscimento facciale, insomma il tracciamento di oggetti all'interno di un video, all'interno di un'immagine appunto. E gli algoritmi di intelligenza artificiale possono leggere le immagini, chiaramente le immagini vengono tutte lette in formato digitale, ovvero bisogna partire dei dati che effettivamente sono espressi in forma matematica, ovvero in forma di numeri, anche perché il calcolatore riesce a comprendere quello, calcolando in un sistema binario, e per cui tramite appunto la decodifica dell'immagine come un dato numerico si possono andare a riconoscere delle zone, dei pattern, vengono chiamati, più importanti, che appunto poi vanno ad essere classificati come, ad esempio, questo è un cane, questo è un gatto, questa è una bicicletta. Com'è che avviene questo allenamento, questo training? Ci vogliono milioni e milioni di dati, perché possiamo paragonare l'allenamento di un'intelligenza artificiale al processo di crescita e di conoscenza di un bambino, di un essere umano. Il bambino appunto fa molta esperienza ogni giorno per imparare a camminare oppure per imparare a leggere, e così l'intelligenza artificiale ha bisogno di milioni e milioni di immagini, di documenti di testo che abbiano anche delle informazioni in più della sola immagine, appunto. Per esempio, per fare un'applicazione di riconoscimento di un oggetto all'interno di un'immagine c'è bisogno non solo dell'immagine, ma anche di un'annotazione che mostri quali sono gli oggetti importanti in quell'immagine. Quindi, per utilizzare, per creare queste applicazioni, c'è tutto bisogno, al di là degli algoritmi, anche di un vero e proprio ecosistema, di un sistema software che possa essere in grado di acquisire dati, trattarli in una determinata maniera e prepararli per l'utilizzo con l'algoritmo di intelligenza artificiale. Altre applicazioni possono essere appunto la previsione, per esempio di indici di mercati finanziari, oppure l'analisi delle anomalie nel funzionamento di una macchina, e così come appunto ci sono degli esempi molto interessanti di articoli di testo scritti per un giornale inglese, che è stato scritto da un'intelligenza artificiale. Ed è stato così l'intelligenza artificiale, questo agente che ha creato l'articolo, basandosi chiaramente su tutto un corpus di articoli, appunto l'algoritmo è stato allenato andando a fornirgli tutta una serie di documenti di testo, articoli. L'articolo prodotto è stato così chiaro e
così esatto che molti utenti, molti lettori non sono stati in grado di riconoscere che fosse un algoritmo, fosse un documento scritto dall'intelligenza artificiale. Così oppure, come si può vedere, si possono anche comandare ad esempio degli agenti in ambienti di simulazione come può essere un videogioco tramite l'allenamento di un'intelligenza artificiale in grado di decodificare l'immagine del videogioco, capire quali sono le zone pericolose e quali invece sono le zone che portano ad un premio, ad esempio alla fine di un livello, e così decidere quali sono le azioni ottimali. Come detto, abbiamo bisogno di un'immensa quantità di dati e al giorno d'oggi tutti gli oggetti tecnologici che utilizziamo, digitali, raccolgono dei dati. Per questo parleremo adesso di Internet of Things, ovvero letteralmente l'internet delle cose. Nelle nostre case, soprattutto se equipaggiate con device di smart home, sono presenti diversi device IoT. Ad esempio, il nostro termostato potrebbe leggere la temperatura in casa e mandarla al server centrale, che capisce quindi quando azionare eventualmente la caldaia per alzare o abbassare la temperatura. In generale, è un oggetto IoT, è un oggetto tecnologico, quindi che è equipaggiato con un sensore che misura una determinata variabile e può trasmettere queste informazioni in tempo reale a un server, ovvero ad un computer centrale o comunque connesso nella rete internet, che utilizza queste informazioni per eseguire delle analisi, oppure fare del monitoraggio, oppure appunto raccogliere informazioni per allenare un'intelligenza artificiale. I dati, come abbiamo capito, sono quindi una delle chiavi per poter allenare l'intelligenza artificiale e arrivare quindi delle applicazioni che possano eccellere in qualche campo, addirittura andando oltre quello che è possibile ad un essere umano. Come abbiamo visto nei tempi recenti, ad esempio, ci sono state le intelligenze artificiali che hanno battuto il campione mondiale di Go, che è un gioco molto simile a quello degli scacchi, ma con molte più combinazioni possibili, oppure che hanno vinto dei contest linguistici. Ad esempio, una delle applicazioni più interessanti sono sicuramente le auto a guida autonoma. Appunto, veicoli che siano in grado di governarsi in maniera completamente autonoma e che siano comandabili da semplici istruzioni dell'utente come portami in un luogo X alla tal ora. Le auto a guida autonoma comprendono un poco tutti i concetti che abbiamo esposto fino ad ora, poiché sono equipaggiate con diversi sensori, molti sensori che devono fornire le informazioni alla centralina principale che le elabora e quindi decide in tempo reale, come fosse un essere umano, se l'auto deve accelerare, deve frenare oppure deve girare. Per cui abbiamo dei sensori LIDAR, che sono delle nuove tecnologie molto simili ai radar, abbiamo degli accelerometri, abbiamo dei sensori ultrasonici, le telecamere, e tutte queste traducono le informazioni che vengono misurate in dati numerici che poi vengono utilizzati dall'intelligenza artificiale che può quindi governare l'auto. Come ben sappiamo, ci vuole molto tempo proprio perché vanno raccolti milioni di dati. Allo stato attuale le auto possono guidare in maniera autonoma con una supervisione umana e in circostanze normali. E stiamo andando sempre di più verso una fase in cui le auto saranno completamente a guida autonoma e sapranno anche reagire nella maniera giusta anche in situazioni eccezionali, ovvero non normali su strada. Qui ad esempio vediamo un esempio di un brand di auto durante il training, durante l'allenamento, ovvero
L'auto gira appunto per le città facendo molti chilometri, le immagini vengono acquisite dalle telecamere, dai sensori, e mentre l'auto va ci sono degli algoritmi che appunto decodificano gli oggetti all'interno dell'immagine e la segnaletica su strada, e ci sono poi degli attuatori sul motore che appunto permettono di accelerare oppure frenare, girare e insomma portare l'utente fino a destinazione. In più appunto l'auto è sempre equipaggiata con un assistente vocale che permette l'interazione uomo-macchina.